eccole qua, ne ho diverse sicuramente. Matite nere non ne ho inserite perché io la matita nera la uso veramente di rado, non mi piace, secondo me è troppo per me, mi preferisco la matita marrone, mi indurisce i lineamenti e quindi la uso solamente se devo uscire di sera, cosa rara, ma ogni tanto succede. Se devo fare un trucco su scuro, magari uno smoky, allora metto la matita nera, altrimenti uso sempre marrone, grigio, questi colori. Allora, la matita marrone migliore che ho provato è di Wycon, fa parte delle Long Lasting Eyeliner, conoscerete anche in questo caso tutte, questa è la numero 16, è un bellissimo marrone scuro scuro, scrive veramente tanto, ma diciamo il pregio maggiore di questa matita è che dura tutto il giorno. Io spesso l'applico la mattina, arrivo la sera, ho ancora tutta la linea definita sotto, sopra l'occhio. Nella rima interna scrive benissimo, quindi questa è la migliore matita marrone che ho provato lo scorso anno. Poi ho usato tantissimo questa matita di Chanel, una matita a stilo di un color grigio verde, che qui non so se si riuscirà a vedere, ad apprezzare il colore, perché con la luce così non si riuscirà sicuramente a vedere. Anche in questo caso è un grigio verde scuro, bellissima, anche questa scrive benissimo e rimane tutto il giorno anche questa. Poi sempre per gli occhi, questi fanno parte in realtà più che matite e ombretti, sono i Color Pop di Kiko, in particolare questi due colori che sono, non so se il 10 e qui non c'è più, è andato via, il 10 che è bellissimo, questo bellissimo color malva, questo va benissimo usato anche come ombretto sfumato sull'occhio. Oppure questo che è un marroncino, mi si è staccata la punta, bene, ormai praticamente era in fondo, l'avevo quasi finito, vabbè, benissimo, ho fatto un pasticcio, tanto se riesco a farlo vedere, questo bellissimo marrone, l'ho talmente usata che sono arrivata proprio alla fine. Mettiamole qua prima di combinare altri danni. Poi matita occhi bellissima di Pupa, questa è la numero 61 delle Multiplay, è un color oro, più platino direi, tra loro vedete, ecco, bellissima, e questa spesso la uso anche all'interno dell'occhio perché illumina tantissimo, oppure se faccio un trucco un pochino scuro mi piace mettere la riga più chiara. Ho le mani tutte impiastricciate, non ho neanche niente per pulirmi. Bene, poi occhi direi basta, ma mascara. Dunque, mascara, lo scorso anno ne ho usati diversi, alcuni ne ho anche finiti, quindi ne inserirò nel video determinati. Non ho trovato un mascara che mi facesse impazzire. Il mio preferito rimane in assoluto, ma non ho qui perché l'ho terminato, lo Shocking di Yves Saint Laurent. Per me quello è top, però un prodotto per le ciglia che mi è piaciuto tanto è di Kiko, è un top coat. Un top coat volumizzante, questo qua in particolare con la confezione viola, questo riesce praticamente a risollevare le sorti di quel mascara un po' sfigatelli, ovvero mettete sulle ciglia il mascara, io ne ho finito uno adesso terribile che fa ciglia bruttissime, non mi è piaciuto per niente, però l'ho continuato a usare perché poi alla fine sopra mettevo questo che rimediava un pochino alla situazione. Mi è piaciuto veramente tanto, ve lo faccio vedere, questo viola di Kiko. Un mascara che sto usando da circa un mese e mezzo, forse due, che mi sta piacendo tantissimo, è di MAC, in questo caso non so il nome perché non c'era scritto, semplicemente qua è scritto mascara, è nero, è questo con la
confezione così a clessidra e mi sta piacendo, effetto volumizzante. Io nel mascara prediligo l'effetto volumizzante, cerco sempre di acquistare quelli volumizzanti perché ho abbastanza, la fortuna di avere le ciglia abbastanza lunghe, per cui mi interessa più volumizzare. Sono anche curiosa di sapere come si troverà Barbara col mascara. Ho regalato un mascara di MAC a Barbara per Natale. Barbara, che conoscerete sicuramente tutti, ha aperto da poco un canale, anche lei Barbidella, ma semmai vi metto il link al canale qui sotto. Le ho regalato l'ultimo mascara uscito di MAC, quindi non so se ancora l'ha provato, spero mi faccia sapere presto. E saluto Barbara. Ciao amica. Poi andiamo avanti, mascara terminato, arriviamo quasi alla fine. Le labbra. Labbra, chi mi conosce ormai lo sa, come non citare le mie famosissime, amatissime tinte di Wycon. Eccole qua. Ne ho tante, sono quelle però che sono uscite con la collezione Makeup Artist. Non sono ancora stata da Wycon a vedere le tinte che sono uscite ora nell'ultimo periodo, perché mi dicono, o perlomeno mi dicono, ho visto sui video di altre ragazze che hanno cambiato formulazione, quindi non vi so dire se sono ottime come queste. Io le amo tutte, chiaramente ci sono colori da portare tutti i giorni, come questo che è il beige rosato, bellissimo, giusto per andare al lavoro, ma ci sono anche colori bellissimi da usare la sera. I rossi sono spettacolari, in particolare, aspettate che vi prendo, il mio preferito è il rosso ciliegia, che è stupendo. Non ve le sto neanche a far vedere più di tanto, perché tanto ho fatto anche un video dedicato proprio alle tinte, chi mi interessa va a vedere. Poi rossetti, rossetti ve ne faccio vedere alcuni. Questo bellissimo di NARS, anche il packaging è stupendo. La calamita è questo colore stupendo che si chiama, questo è Audrey, è bellissimo, è molto cremoso, molto confortevole, sempre colori come piacciono a me, un po' vinaccia, un rosso tendente al vinaccia, bellissimo, e questo l'ho usato tantissimo. I MAC, rossetti MAC, come non citarli? Qui ne ho alcuni, in particolare Viva Glam 1, bellissimo. Viva Glam 1 è stupendo. Lo metto qui vicino a Audrey. Sto facendo un facciolo. Questo è un matte però molto confortevole, bellissimo. Ne ho diversi, ve li vorrei far vedere tutti, ma magari faccio un video solamente dei rossetti MAC, perché ne ho tantissimi e magari se vi interessa ve li faccio vedere. Ha due rossettini di Kiko che ho usato veramente tanto. Uno è quello che indosso oggi, fa parte di questa collezione che di solito si trova penso sia nella permanente. Questo con il packaging tutto argentato, in particolare questo è il numero 13, è un malva, ve lo faccio vedere qua perché è un malva molto bello, piace tantissimo, è quello che indosso oggi. Questo è matte, quindi sembra lucidino, ma poi sulle labbra si fissa. Poi questo, sempre di Kiko, di una collezione che non ricordo, scusate, ma io sono disastro. Si chiama Ace of Diamond, è questo colore stupendo. Questo che ha dei riflessi sull'oro. Ora qui non si vedrà sicuramente, ma è bellissimo, mi piace veramente tanto.
matite labbra, sto correndo perché stanno andando per le lunghe. Matite labbra più usate sono le pastello di neve, famosissime matite. Io ho tutte queste, le 4 nude, 4 tonalità di nude, 2 sul fucsia e questa borgogna molto scuro. Usatissime, le trovo ottime, buonissima scrivenza, rimangono tutto il giorno lì dove le mettete. Ultimamente sono entrate a far parte delle mie preferite le matite, quelle di Kiko, che sicuramente conoscerete, le Creamy Color, famosissima, che ho comprato insieme alla Barbara, anche queste, la 303, la 305, la 304 e la 315. Io ho tutte queste e anche mi hanno stupito, non pensavo che avessero una durata così eccellente sulle labbra. Finisco e poi chiudo con gli smalti. Allora, per quanto riguarda la base, l'ho appena comprata perché ne ho terminata già una. La migliore base che ho provato è questa qua di Mavala. Di Mavala mi piace tantissimo perché si asciuga in un secondo, non fa spessore, quindi quando date sopra lo smalto, non si asciuga immediatamente anche lo smalto senza fare troppo, appunto, troppo spessore. Ottima, non ingiallisce le unghie, mi sono trovata veramente veramente bene, l'ho appena presa nuova. La top coat Dior Apricot, l'ho quasi finito, quindi devo comprare quello nuovo. Gli smalti, ne ho usati tantissimi di essi, vi voglio citare il Russian Red, che è il rosso più bello in assoluto, e questo che è il Saint-Tropez. Bellissimo colore, elegantissimo. Quando metto questo sulle mani mi guardo in continuazione le mani perché è proprio un colore super 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 elegante, fine di classe secondo me. Poi un altro sempre di Essie che dimenticavo, che ho usato anche questo veramente tanto, è l'Angora Cardi, un color malva bellissimo. Poi vi cito gli smalti Bella Oggi, che sono stati veramente una piacevole scoperta lo scorso anno grazie a Federica, del canale Federica Loi. Sono quelli che ho usato di più, in particolare sono il 43 Ladylike e lo 04 Wine, bellissimi, stesura ottima, colore pieno alla prima passata, durata eccellente, mi hanno stupito. Ma no, ve lo lascio per ultimo. Un colore stupendo di una collezione dello scorso anno, della primavera dello scorso anno, è di Chanel il Mediterranée. Anche questo è un blu, un tono di azzurro bellissimo, che ho usato tutta l'estate, veramente, anche sui piedi con l'abbronzatura è bellissimo. Mani e piedi stupendi con questo smalto, ma in questo caso la Palma d'Oro degli smalti del 2015 va sicuramente a il Sailor di Dior. Sailor di Dior, che conoscerete tutte sicuramente, fa parte di una collezione a questo punto di 2 anni fa. Lo amo tantissimo, è in assoluto il mio colore preferito per le unghie dello scorso anno, sia in estate sia in inverno. Questo tono di blu elettrico stupendo sulle mani è chicchissimo secondo me. In estate con l'abbronzatura, un abbigliamento tutto sul bianco, in inverno abbigliamento nero con lo smalto blu, bellissimo. Quindi per me in assoluto il miglior smalto dello scorso anno è lui. Bene, tutta impiastricciata, io vi saluto, ho fatto un video lunghissimo, mi scuso, ma erano veramente tanti i prodotti. Vi mando un bacio, vi aspetto ai prossimi video se vi va. Ciao a tutte!